la voce, signor. Signor? Eh? Signor? Mario. Mario. Senta, io ho un... Hai il coach antafacci? Sì. Come... Allora, per quanto concerne i coach antafacci, che sono una prerogativa, diciamo, di chi mangia grasso, e allora, lei ha ancora l'uso delle mani, giusto? Non le tremano le mani? No. Ecco, e allora, l'indice della mano destra, assieme all'indice della mano sinistra, un attimo che poggio il microfono, così... a scacciare il coccio, a inserangare, diciamo, quello che se cerne, che è una specie di pus. Ma perché il medico di prima non è che me l'aveva detto questo? Cioè... Ma, e allora io non voglio mai parlare dei colleghi, perché ognuno ha il suo metodo, io so soltanto che a un demente umano, io senza offesa, risolve situazioni. Quindi, dopo aver schiacciato tutti il sebo e fatto fuori uscire questo pus, vi bagnate le mani con l'alcol denaturato, voi facete bampari e dopo vi mettete a letto per 3 giorni e come pasto ogni sera a cena una pastanella, tanto i svizzero e una piracotta. Se c'è un'altra telefonata, grazie. Pronto? Pronto? E buongiorno. Io soffro di strabismo. Ah, lei è strabico. Cioè, praticamente hai un occhio storto, tutti e due. Entrambi gli occhi storti. Sì. E per dove convergono? E guardano sempre il naso. Ecco, quindi gli occhi guardano sempre il naso. Sì. Se lei guarda dritto, giusto? Sì. E allora qui è una... Ma pure se vado storto. Certo. Certo, certo, perché... Anzi, pensate, professore, che io ero convinto che gli faceva il naso. Chi guardava dritto e veniva un naso, guardava a destra e veniva un naso, e guardava a sinistra e veniva un naso. Ho capito, quindi ho capito quando benissimo. Mi dissero che noi avevamo un naso. Restasto male e mi chiamasto al mio, giusto? Benissimo. E allora, il suo è un problema risolvibilissimo, però chirurgicamente. Sì, però quante operazioni per fare? Due. Basta mettere l'occhio destro al sinistro e l'occhio sinistro al destro. Dopodiché risolverete tutto. 5 giorni dopo, diciamo, l'intervento, per ogni sera voi mangiate una pastanella gadda gadda, sì, un po' di formaggino, tanti svizzero e una pera cotta. Grazie, facciamoci, grazie. Se risentiamo, ci abbiamo qualche altra telefonata. Se... Pronto? Buongiorno, mi succede un fatto strano. Dottore, come ha detto che si chiama? Ah no, dottore lei. Ah, ecco, lei si chiama? Micareddo. Nica? Micareddo. 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 Telefono da Orti. Sì. Allora, mi succede un fatto strano. Mi dica. Sogno da 7 notti che sogno comuni. Da 7 notti, quindi è un sogno ricorrente. Certo. Stiamo parlando di onirico. Sì. Sì, di onirico. Sogno sempre. Che sogno è? Che sogno è? Viene è un sogno onirico. Sì. Allora, sogno o comuni e faccio la fila. Sì. Ma una fila longa, certo, longa. Certo. Ma longa, come se non hai un... Una fila lunga, andiamo perché abbiamo longa, i tempi televisivi sono comuni, quelli. Come se non hai un... Se non hai un compare che mi fanno documenti. Ecco. Come a chi che non hanno i compare che vanno in sutta. Ho capito. E ci fanno subito documenti. Oppure conosci una Rita. Dico io, è longa sta fila. Quando dopo 2 ore e mezza arrivo a sportello, ci dico, scusate, voi facete uno stato di famiglia? E la si sveglia. No, ecco. Là c'è prima la risposta dello sportellista. Che è qua? Che mi dici, ora tu non è uno stato di famiglia. Bene. Esci lo sportello, mi piglia mia, e poi si trasforma in Cassius Clay. Sì. Ma Cassius Clay in una volta. No, quello da... ultimo. No, diciamo. Sa ne chi ne vita. Certo. E mi ammazza a pugni. E lei si sveglia sotto i pugni di Cassius Clay. Giusto? No, diciamo di sì. E allora, è un problema che può sembrare strano, però è molto più normale di quello che la gente può credere. E c'è un solo metodo, diciamo, mangiare la sera in modo più leggero. Quindi lei provi per 7 sere a mangiare soltanto una pastinella, tanti svizzero e una piracotta. E poi mi farà sapere e mi richiama. Va bene? Grazie. A questo punto credo che il nostro tempo sia scaduto. Ringrazio la vostra emittente per lo spazio dedicatomi, e la prossima settimana il dottor Witz Watson sarà qui per voi. Arrivederci.